questo punto noi già siamo stati dall'avvocato per fare un accesso agli atti, adesso probabilmente adesso andremo a vedere le nostre pratiche e vedremo se c'è la possibilità di fare una rivalsa nei confronti del comune dal punto di vista economico, perché ripeto, noi dobbiamo salvare, io sono andato lì per dire, io non devo salvare solamente la mia azienda, devo salvare la mia azienda, le aziende che mi sono vicino, perché poi siamo una comunità che porta gente, fa girare gente, certo, più gente gira, certo, più opportunità c'è per tutti quanti. E poi devo salvaguardare i miei dipendenti, che nel mio caso, facendo lo stesso lavoro loro, sono i miei colleghi di lavoro. Io devo salvaguardare anche l'occupazione. E quindi io quello sono andato. Poi, quindi quando lei ha sollevato questa obiezione, praticamente è stato apostrofato in una maniera addirittura per certi versi incredibile. Sì, è stato detto che sono il primo che devo smontare, perché sono uno fuori norma, non so, in regola, ho fatto quello che volevo, mentre purtroppo lei sarebbe un abusivo? Sì, né più né meno. Vabbè, allora, se lei fosse un abusivo... Ma vede, il punto non è neanche se io sono o non sono un abusivo. Mi scusi, è io... che dentro un assise in cui si dice che sono tutti abusivi e se parla soltanto di me, come minimo mi fa pensare che le obiezioni che mi ha fatto l'ufficio urbanistico, che io considero ad persona, mi fa pensare che mi fa pensare male.